Va bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Giacone X Sbapo. Sì. Stasera siamo qui per recensirvi un bel kit targato Doppo, che ci ha mandato Sosmore. Ringraziamo Sosmore. Thank you very much. Thank you Sosmore, thank you Coco. Doppo Topside Light Kit by TVC, The Vapor Chronicles. Eccoci qua con la Doppo Topside Mod Light. Questo è il kit che comprende anche l'atomizzatore, fatto in collaborazione con TVC, The Vapor Chronicles, Doppo Topside Light Kit. Solite avvertenze. Un prodotto Doppo fatto in collaborazione con un noto youtuber, TVC, The Vapor Chronicles. All'interno della confezione troviamo la box con l'RDA, una plastichina che adesso vedremo cosa serve, cavo USB per l'aggiornamento, chiave multi-tool, grani di ricambio e questi due pezzettini che adesso vedrete a cosa servono. Tesserine varie della Doppo per poterli seguire sui social media. Doppo Topside Light, libretto di istruzioni. Libretto di istruzioni solo in inglese. Un piccolo manuale per l'RDA, avvertenza per le batterie di non inserire batterie svrappate, certificato di garanzia. Allora, prodottino veramente veramente interessante, perché ha una peculiarità. Innanzitutto è di plastica, però anche se è di plastica, diciamo che uno dei suoi pregi, perché la box è molto leggera e anche con la batteria inserita è molto 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 portatile. Quindi smontiamo l'RDA, prima vi faccio vedere la mod che va da 5 a 90 watt e porta le 21700, veramente veramente comoda. Tazza col pin fluttante, ricarica dall'alto come le precedenti Topside. Noi non abbiamo avuto modo di recensirle, questa è la prima che recensiamo, ma un prodotto veramente veramente eccezionale, perché voi ricaricate da qui e tramite questo pertugio il liquido fuoriesce e va all'RDA. Come potete vedere, questo piccolo ugello lo possiamo smontare. Prendiamo la plastichina che c'è nella confezione e otteniamo una mod single battery 21700 senza squonker. Vogliamo ritrasformare la squonker? Rimettiamo su l'ugello e la box diventa squonker. Cosa molto molto bella, riduttore 18650, cosa molto molto bella che qua vi è una camera. Quindi se voi schiacciate per far uscire il liquido, se non vi è questo ugello inserito, il liquido non fuoriesce. Qui ho il liquido, se io schiaccio per fare lo squonk, come potete vedere, non esce nessuna goccia di liquido. Qui vi sono queste due viti che vi permettono di smontare il pezzo, andare a sostituire interamente la boccia. Io ho una 20700, però le 21700 calzano comunque molto molto bene. Positivo, negativo. La box va da 5 a 90 watt. Tenendo premuto i due tasti, bloccate i tasti up and down. Ovviamente 5 click per accendere, 5 click per spegnere. Con 3 click bloccate il tasto fire. 1, 2, 3. Tasto meno, tasto fire. Entriamo nel menu dove possiamo avere power, bypass, 3 temperature control, quindi nickel, titanio, stainless steel, TCR, dove potete appunto impostare il valore del TCR del cavo, e le statistiche della box, dove potete azzerare i puff, menu exit, menu molto 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 semplice. Ora passiamo all'RDA. Chi l'ha disegnato è stato praticamente un pochino criticato a livello YouTube America, perché praticamente
dicono che è stata una copia del DOP di Digiflavor, però il DOP di Digiflavor non viene più prodotto e quindi penso che TVC abbia voluto ricreare uno stesso Atom con questo. Postless, deck postless, inclinati tipo il DOP, 24 mm di diametro, fuori dell'aria, regolazione aria, ora ve la mostro perché ha svariate regolazioni dell'aria. Come vedete il cap ha la possibilità di darvi molteplici regolazioni. 6 fori aperti, tutto aperto, solo la riga di sinistra, un foro solo e poi pian pianino va a riaprire i successivi, quindi avete l'aria solo sopra. Particolarità del deck: come avete potuto vedere nella scatola non ho mostrato il pin BF, vi arriva già BF e non avete un pin normale. Perché? Perché vi è questa vite sopra nel deck. Se volete usarlo in dripping lo usate tranquillamente, se volete usarlo in BF basta aprire e svitare questa vite. Adesso che è totalmente aperta, come vedete il pin si solleva e se voi provate a sfoncare il liquido fuoriesce, vedete? Non volete usarlo in BF, basta serrare la vite. Io adesso la riapro perché ovviamente noi lo useremo in BF per fare la prova della box. Userò due alien. Benissimo, ora che ho inserito le coil andiamo a tagliare le eccedenze inserendo la pinza qua sotto. Avviciniamo le coil centralmente. Ora che abbiamo cotonato tagliamo più o meno a questa misura, inseriamo il cotone nella vasca. Prova di squonk. Come potete vedere squonca e risucchia veramente bene. Noi ci proveremo The One X. Il cap non potete sbagliarvi perché ha questa sede e può andare solo in questo modo. Ecco qua rigenerato, ci proviamo, ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Bene ragazzi, come avete potuto vedere dalla visione dall'alto, una top side veramente veramente bella, anche se comunque è plastica ed è plasticone. Sì. Si apprezza perché appunto è plastica, perché è super leggera, super leggera, veramente comoda, in più con la possibilità di togliere l'ugello, togliere la parte BF e mettere e farla diventare una box normale. Veramente eccezionale. Single battery 90 watt 21700 usata di guancia diventa una box che non si scarica più la batteria. Controllo di temperatura a tutto. Variant RDA. Ora lo proviamo con l'aria tutta aperta. Il liquido che c'è dentro è il The One rosso Milk qualche cosa, che abbiamo già fatto la recensione, il milk, no, Apple Cinnamon Donut Milk. L'abbiamo fatta la recensione, datela a vedere. Sì. È una ciambella cremosa con latte e cannella, mela e cannella, e Stefanella si sbarza la Nutella. Chiude l'aria perché a vederlo è ariosissimo. Allora, Atom molto molto arioso, però valido, ha un buon aroma. In effetti è bella, leggera, però un po' sbilanciata. Vabbè. Essendoci la, vedete che... Vabbè, c'è una 21700, una 20700 adesso, comunque 21700. Però è leggera, devo essere sincero. Lo squonk dall'alto funziona che è una meraviglia. L'RDA con questo sistema a vite, che non serve sostituire il pin, basta aprire e chiudere il dado che c'è sopra, è veramente eccezionale e ha anche un buon risucchio. Per me non è arioso, è giusto. Ha un buon Atom ed esce, e l'aroma esce veramente veramente bene. Secondo me sono messe nella linea giusta e i fori dell'aria, invece che orizzontali in verticale. Secondo me che vanno a colpire le due coil. Secondo me è valido. È molto molto valido. Pensavo stiamo fosse... spingendo 80 watt. Sì, e per me spinge già fin troppo. Resistenza 0,17. Devo essere sincero, secondo me, adesso dico sempre secondo me, comunque, pensavo fosse più arioso, invece
non è un goon, non è un drug, non è un goon 1.5, è più chiuso, ma è il giusto, una rugosità chiusa. Il liquido esce molto bene, un bel cremoso esce molto bene, che non conosciamo, molto buono. La box veramente spinge regolarmente, ha una buona erogazione. Mi dà proprio la sensazione che quelle asole dell'area messe così in verticale mi piace di più, cioè nel senso... È bella, secondo me quello fa tanto. Un bel prodottino. Bel prodotto. Non è pesante, è grossa, grossa, perché sì, comunque in mano è importante. Perché guardate la mia mano, sì, la mano del viso. La mia è grossa, e però comunque è maneggevole, cioè. No, bella, mi piace. Per semplice, sì, anche come settaggi. Spinge, sì, brucia addirittura anche il cap. Eh sì, da quanto spinge. Infatti magari un drip tip un pochettino diverso. Al drip tip mi piace, io abbasserei un po' più i watt, almeno se è poco. Però è un po' scalda. È una complessa, sì, una complessa. Due complesse, poi quindi vecchio stile. Prova a chiudere. Ah, e va di 0,5 in 0,5. Quando alzi e abbassi non va a 1, 2, 3, ma a 0,5. Provo 70. 3 volte mezzo, 3 volte 60. Non è un po' più basso, a parte che poi il lato, volendo, potete anche cambiarvelo, mettere quello che volete, però. Sì, per la carità. Questo qua però funziona bene, scalda un po', perché comunque è un dual coil. Bello, a me piace tutto il kit, tutto sopra. No, a me è valido, comunque. Sì. Solo fori superiori aperti. 4. Che sono quelli che picchiano direttamente sulla coil. Tiro molto chiuso. Arriva a essere un flavor. E comunque l'aroma permane. Sì, un po' meno. Io lo preferisco con tutto aperto, anche perché non è tantissimo aperto, secondo me. Cioè un goon è molto più aperto. Anch'io lo preferisco aperto, perché perde il sapore della ciambella. Perde così. Tanto. Si smorza tanto il sapore della ciambella. Lasciate le cose aperte, siete a posto. Top Side Light Kit. Sì, sì. Molto valido. Con il Variant RDA. Perfetto, molto valido. La box veramente eccezionale, sì, l'RDA veramente eccezionale. Se volete provarlo, provatelo, dici qualcosa sotto nei commenti. Ve lo consigliamo, kit veramente bello. Sì. Provatelo. Ringraziamo Sosmore che ci ha dato la possibilità di recensirlo. Grazie mille, thank you very much. Thank you Sosmore. Basta, oggi voglio chiudere diversamente. Boh, cioè? Ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao. Ciao.